Allarme cimici nei letti. Come eliminarle definitivamente? Le cimici dei letti stanno diventando un problema sempre più rilevante a livello europeo. Dopo un'iniziale diffusione in Francia, adesso le cimici dei letti stanno arrivando anche in Italia. Si tratta di un problema che può riguardare tutti e che non ha alcun nesso con l'igiene domestica, che può essere anche ottima. Perciò, ecco cosa c'è da sapere e come si può contrastare l'invasione di questi insetti. Le cimici dei letti sono al centro dell'attenzione in quest'ultimo periodo, dopo una diffusione senza precedenti avvenuta in Europa di questi insetti. Anche in Italia le cimici dei letti prendono sempre più piede, ed in tanti si chiedono cosa siano questi insetti, se siano pericolosi e come prevenire l'invasione in casa. Le Cimex lectularius, questo è il loro nome scientifico, si trovano sui letti e sui materassi e sono insetti emofagi. Questo significa che si nutrono del sangue umano o, in alternativa, anche di animali a sangue caldo o volatili. Le cimici dei letti si distinguono per una grandezza pari a 5 mm, che tende ad estendersi quando l'animale si è nutrito di sangue. Sono quindi grandi circa come il seme di una mela. Non volano e non saltano. Ad ogni modo, non c'è alcun rischio correlato a questi animali, che non sono pericolosi. La loro puntura non trasmette malattie, ma può essere sicuramente fastidiosa. In vista di una diffusione anche in Italia, in tanti si chiedono come liberarsi dell'infestazione di questi insetti. Innanzitutto, questi animaletti non sopportano grandi sbalzi di temperatura. Non vivono oltre i 45 gradi e sotto i meno 10. Per questo motivo, lavando lenzuola e cuscini ad alte temperature in lavatrice, ci si può assicurare di eliminare le cimici. Alternativamente è possibile mettere sotto vuoto le lenzuola e metterle in freezer. Questo è sicuramente il metodo più veloce e rapido per liberarsi delle cimici dei letti, ma esistono anche degli spray e dei kit appositi per contrastare la diffusione di questi insetti. Purtroppo lavare lenzuola e cuscini non è utile poiché, come detto, la diffusione delle cimici dei letti non ha a che fare con l'igiene che si può trovare in una casa. Voi che cosa ne pensate? Vi preoccupa la diffusione di questi insetti in Italia e in Europa, oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.